inaugurata la nuova scuola Cino da Pistoia, un edificio ecosostenibile progettato dal Comune con il supporto scientifico dell'Università di Firenze per gli aspetti ambientali. L'intervento ha avuto il costo di 5.219.000 euro, di cui 4.270.000 euro finanziati dalla Regione Toscana. L'evento è stato aperto dall'esibizione degli studenti e delle studentesse dell'indirizzo musicale della Cino da Pistoia. Dove c'era una scuola appunto in amianto, quindi pericolosa, ma non solo, non funzionale, non più norma, oggi c'è una scuola moderna, efficiente e che accoglierà tanti ragazzi, tanti insegnanti, tante persone che lavorano nel mondo della scuola. Siamo contenti perché penso sia il segno più importante che un'amministrazione può dare, scommettere sul futuro, creare edilizia scolastica nuova e dar vita, diciamo così, e dare linfa a tutti i ragazzi che vengono qui, studieranno, impareranno. Voglio ringraziare i dirigenti, per primo gli insegnanti, i ragazzi che all'epoca furono costretti a abbandonare l'edificio e che hanno sofferto in questi anni dei disagi. Spero che oggi vedano il segno dell'amministrazione e che ne sia valsa la pena. Allora, questa è una scuola innovativa, noi abbiamo vinto questo bando europeo proprio grazie alla struttura, diciamo tutta la struttura che è stata progettata. Noi abbiamo fatto questo bando con una progettazione interna insieme all'Università Abita e quindi insieme ai ragazzi dell'Università e al Centro Abita. È una scuola che è composta da tre piani, la parte strutturale in acciaio, completamente innovativa per quanto riguarda anche l'efficiente energetico, l'efficientamento, l'antincendio, la sicurezza, quindi credo che questo è stato proprio la motivazione che ci ha portato a vincere, a essere una delle prime scuole a bando europeo e a ottenere 4 milioni e mezzo di finanziamento. Come sarà l'organizzazione della scuola? Diciamo che sin dalla prima settimana di scuola apriremo le porte alle classi prime e poi gradualmente organizzeremo gli ambienti in maniera tale che tutti i ragazzi possano usufruire degli spazi. Questo attraverso aule dedicate che saranno tematiche, quindi destinate a una disciplina anziché a una classe. Diversamente non sarebbe possibile ospitare tutti gli alunni.